Ormai i droni sono entrati a far parte delle nostre vite, non solo come oggetti sia amatoriali che professionali, per documentare soprattutto paesaggi dall'alto, ma anche per rendere più semplici, operativi e digitalizzati alcuni luoghi che da terra sono difficilmente controllabili. Un esempio su tutti sono le autostrade che proprio grazie ai droni possono monitorare il traffico, incendi in corso o materiali dispersi. Un'operazione su cui sta puntando Autostrade per l'Italia, che ha dato il via alla seconda fase sperimentale del progetto Falco lungo la A26, dal bivio A10 a Dovada e sempre sulla A10 nel tratto tra Cogoleto e Varazze. L'iniziativa, avviata in collaborazione con Movion, centro per la ricerca e l'innovazione del gruppo, permette di monitorare dall'alto anche i punti privi di telecamere, un progetto che nasce in coordinamento con ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, autorità tra le più avanzate in Europa nel settore degli aeromobili senza equipaggio a bordo. Le particolari caratteristiche strutturali e il territorio complesso sono stati i motivi per la scelta di questo tratto della Liguria per la sperimentazione. Ma come volano questi falchi? Nelle aree interessate sono stati installati una sorta di nidi che vengono alloggiati, ricaricati e dove possono decollare i droni pilotati da remoto con missioni attivate direttamente dal centro di controllo del traffico di competenza, al fine di poter filmare le condizioni del traffico. Il tutto ovviamente nel rispetto di un accurato protocollo di sicurezza. La vista dall'alto permette di monitorare anche la segnaletica stradale, cantieri, lo stato della pavimentazione del verde. Tutte informazioni utili per attivare tempestivamente forze dell'ordine e squadre di soccorso in caso di necessità. Terminata questa seconda fase di sperimentazione, si passerà alla raccolta e all'analisi dei dati, che servirà allo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico di un evento critico, come un veicolo fermo o un incidente, con la prospettiva di far entrare questo processo nelle attività di routine di pattugliamento della rete, aiutando così i tecnici a rilevare e ad operare in maniera tempestiva su ogni tipo di criticità. Le autostrade sono e resteranno per molti anni la spina dorsale del paese e della sua economia, ha commentato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Con questa consapevolezza il gruppo lavora ogni giorno affinché sulla rete si faccia quel salto tecnologico indispensabile per accompagnare la transizione verso la mobilità del futuro nel segno della sicurezza e della sostenibilità.